Carissimi concittadini, buongiorno e buona domenica. Purtroppo, così come sospettavo, la curva dei contagi è continuata ad aumentare durante gli ultimi giorni e pertanto è pervenuta ieri la proposta di adozione di un protocollo contenitivo per il Comune di Ribera da parte del Dipartimento Provinciale dell'ASP di Agrigento, nota che è arrivata nel pomeriggio di ieri e che richiede la controfirma del Sindaco da inviare al Presidente della Regione per l'istituzione della zona rossa nella nostra città. Purtroppo il dato del contagio è in continua crescita. A Ribera si registrano oggi 83 casi di soggetti positivi, di cui 6 sono ricoverati in ospedale e altri 47 soggetti sono stati posti in isolamento fiduciario presso la propria abitazione per aver avuto contatti stretti con soggetti positivi. Il dato è in crescita in tutta la nostra provincia, tanto è vero che in diversi centri della nostra provincia è già stata istituita la zona rossa e anche il comune capoluogo rischia di diventare zona rossa e pertanto a seguito della nota ricevuta ho riunito i consiglieri comunali, tutti e 16 consiglieri comunali, l'intera giunta per discutere di questo provvedimento e all'unanimità si è deciso di controfirmare questa proposta di adozione da inviare al Presidente della Regione e siamo ora in attesa dell'ordinanza presidenziale che istituirà la zona rossa a Ribera. Le motivazioni del Dipartimento di Prevenzione sono quelli che si sono registrati numerosi cluster familiari per i quali si stanno completando, sono ancora in atto, i tracciamenti e questo rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni e la previsione è che questi possano continuare a crescere anche a causa della variante inglese che si è registrata suggeriscono l'adozione proprio di protocolli contenitivi nella nostra città. Questa ulteriore restrizione prevista fino al 31 marzo 2021 comporterà, ripeto, la chiusura di altre attività commerciali, mio malgrado, purtroppo, e questo a causa di molti comportamenti negligenti e irresponsabili che si sono registrati nonostante le numerose ordinanze sindacali, nonostante i numerosi provvedimenti governativi sia nazionali che regionali, perché la diffusione del virus avviene attraverso i contatti che si hanno. Ripeto, non è possibile continuare ad uscire di casa per non fare niente, bisogna uscire soltanto per andare a lavorare, per motivi di necessità o per motivi di salute. Gli assembramenti causano contatti occasionali che, ripeto, fanno aumentare casi. Molta gente che ha avuto contatti con soggetti positivi, mi viene riferito, si vede in giro per le strade. Non è possibile. Ho convocato anche il COC, il centro operativo locale, ho convocato il tenente dei carabinieri, il comandante della polizia municipale per richiedere a loro di aumentare i controlli nella nostra città durante questo periodo di zona rossa. Dobbiamo assolutamente comportarci con diligenza se vogliamo che la curva epidemiologica ridiscenda. Abbiamo istituito anche a supporto dei soggetti che si trovano in isolamento perché positivi o perché hanno avuto contatti con soggetti positivi il numero 335 15 15 991 al quale si può chiamare per chiedere qualsiasi tipo di supporto per qualsiasi tipo di necessità, per farsi recapitare igiene alimentari a casa piuttosto che le medicine o anche per quelle persone anziane che hanno difficoltà a registrarsi sulla piattaforma per prenotare la vaccinazione. Ho anche invitato il commissario dell'ASP a istituire un nuovo punto vaccinale a Ribera, perché se aumentiamo, e la speranza è questa, la campagna vaccinale, riusciremo a contenere ancora di più i contagi. Emanerò un'ordinanza a breve che prevede la chiusura delle scuole già da domani mattina, tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia, dagli asili nido privati fino alle scuole superiori, in attesa del provvedimento del Presidente della Regione. Pertanto da domani le scuole saranno tutte chiuse a Ribera. L'appello che faccio a tutti i miei concittadini, è che veramente bisogna approfittare del fatto che siamo in zona rossa per evitare di uscire di casa per non fare nulla. Dobbiamo soltanto uscire per i casi che sono previsti dal protocollo, cioè per andare a lavorare, per casi di necessità, per casi di salute. Solo così, sono certo, riusciremo a rientrare e a far discendere la curva dei contagi, solo così potremo ritornare quanto prima
alla agognata normalità. Grazie a tutti e buona domenica.